Francesco Borgonovo, ciao Francesco. Buon pomeriggio, sono in mezzo dai treni, quindi non garantisco sulla qualità dell'audio né sulla qualità di quello che dico. Ma cosa ci fai in mezzo dei treni però, Francesco? Noi ci preoccupiamo. Cercando di prendere un treno. Ecco, perché ricordati, il treno o stai giù o stai su, non devi stare in mezzo ai treni. Ma ce ne sono vari qui dai binari, uno a destra e uno a sinistra, quindi devo capire esattamente quale prendere. Ah, Non è una scelta, non è una scelta non semplice è una questa. scelta semplice ed è uno di quei casi in cui destra e sinistra vogliono ancora dire qualcosa. Esatto. Come sai, poi noi sovranisti che abbiamo dei problemi mentali, no? Un po' inferiori. Allora facciamo fatica a scegliere quale treno dobbiamo prendere, tra le altre cose. Che il treno secondo te è sovranista o è progressista? Il treno è molto sovranista per le condizioni, nel senso che è sempre lo stesso, un'antica tradizione italiana, quando prendi un bel regionale, come sto prendendo io per andare a Brescia, ti rendi conto che la tradizione italiana del treno brutto e scomodo è sempre viva. Invece è molto progressista quando si tratta di prendere le frecce, soprattutto di pagare un sacco di soldi Quindi la per freccia è arrivare. progressista, il regionale, il buon vecchio regionale è sovranista. Esatto, come dice la parola freccia rossa. Esatto, se no l'avrebbero chiamata La freccia blu. fregatura sta nel nome. Esatto, anche se ci sono dei regionali che hanno cercato di darsi un tono. Mi ricordo uno che aveva scritto fuori Vivalto, un altro Allegro ma non troppo. Ma sì, vabbè, quindi evitiamo querele da parte di Trenitalia e delle amate ferrovie che salutiamo sempre con Non mi affetto. querelerebbero mai le ferrovie, non lo farebbero mai. Comunque, esatto, le ultime parole famose. Comunque, Francesco, io volevo riprendere in parte il discorso che abbiamo fatto ieri, perché non c'è modo migliore per scoprire di avere ragione che provare ad avere torto. E quindi pensare per qualche ora che forse ho torto a dire che c'è questo clima di intimidazione, questo clima che giustifica la violenza, eccetera, eccetera. Poi oggi. Ieri non abbiamo fatto nomi dei cattivi maestri, oggi uno insospettabile, io ci sono rimasto, cioè non è Toni Negri ad aver preso posizioni discutibili sull'aggressione a Salvini, non è uno, capito, Nanni More, è Gabriele Muccino ad aver scritto su Twitter che il comportamento ha delle conseguenze, queste conseguenze sono comprensibili criticando Zingaretti che invece esprimeva solidarietà a Salvini. Ma io dico, ma Gabriele Muccino... Sei stupito quanto me? Devo dire che mi dispiace, nel senso che ieri dicevamo, no, della persona che ha aggredito Salvini che era in uno stato di evidente alterazione, oggi apprendiamo che le persone in stato di evidente alterazione sono tante in Italia. No? Ben noto anche un tweet di Giorgio Cremaschi, storico sindacalista, che anche lì dice che non esprime nessuna solidarietà a Salvini, anzi in fondo se lo merita. No? Però ti posso dire da Cremaschi, l'abbiamo anche intervistato qui ai nostri microfoni, non dico che te lo aspetti, però c'è una coerenza nel mondo da cui viene, no? Questa ruvidità del vaccaboy, cioè non è che è meno grave, però non mi stupisce come Gabriele Muccino fa i film. Io vorrei, anche altri si fanno parecchi film noto in queste ore. Devo dire però che io vorrei spezzare una lancia a favore di Cremaschi, o spezzare una gamba, visto il tema Esatto, di cui visto parliamo, l'allegria. perché Cremaschi invece, a differenza di tanti altri progressisti, liberal, è sempre stato uno piuttosto lucido sul lavoro, sull'Europa, su certi temi, ha anche posizioni molto interessanti, no? Io ritenevo che fosse una persona intelligente. E poi vedo una cosa di questo genere, mi viene, cioè, dopo che hai visto, no, Sì. tutta la. Il mondo sovranista alla fine abbassare i toni, dire vabbè non è successo niente, tutto sommato, insomma, così cercare di contenere, di non fare troppa polemica, ecco che arrivano questi. Muccino, boh, Muccino non lo so, io sospendo il giudizio, che cosa puoi dire di fronte a una cosa del genere? Cioè, poi non credo che abbia molto, come dire, i piedi
per terra e che vive molto nella realtà, per cui uno che dice una cosa del genere. Mi stupisce anche, devo dire la verità, Stefano Feltri, direttore di Domani, no? Il giornale, quello che deve ancora uscire, ma che deve ancora uscire, si dimostra già uguale a quelli di prima, perché dice sì, vabbè, solidarietà a Salvini, però fino a un certo punto, perché poi lui va in giro, si espone, provoca. Allora, di nuovo, siamo allo stesso punto, cioè anche quando ce la metti tutta per non ricadere sempre nella stessa polemica, la sinistra che odia questo e quell'altro, alla fine ti riportano lì. Però tra me colpisce un'altra cosa incredibile di oggi, no? Sì. La santificazione di Chiara Ferragni. Io sono rimasto... Quando... Per me è già più comprensibile, però. Vabbè, ma tu lo sappiamo che sei, come dire, venduto. Ma assolutamente, se Chiara Ferragni è il potere forte, caro Francesco, io mi noleggio, mi vendo. Sicuramente, sicuramente è più forte di me, di te, messi insieme. Ecco. Io quando leggo Michele Serra che trasforma Chiara Ferragni in una specie di santino antifascista, io mi chiedo, cioè, si viene quasi non so, un moto di comprensione per i poveri partigiani dell'Ampi, no? Che esatto. Io tante volte ho criticato e mi viene da dire, ma ragazzi, ma come vi siete ridotti? Cioè, come vi siete ridotti questo che celebra il proletario Fede? Bellissimo. Proletario Fede. Già me la vedo, la Brigata Ferragni suona anche benissimo. Bellissimo, ma io saprei anche la canzone ci sta benissimo, Chiara Ferragni portami via, no? Bellissimo, bellissimo. Di Bella Ciao, sono dei grandi momenti che tra l'altro io credo che lei abbia scoperto Bella Ciao guardando La Casa di Carta, come poi più o meno... Ma guarda, invece ti devo deludere, perché adesso so di dare una notizia, ma Chiara Ferragni sta per uscire con un volume monografico sulla resistenza nella Valdossola, di cui sa tutto. Certo, è la sua vera passione. La sua vera passione, infatti il motto di partire da Valdossola era perché io valgo. Esatto, vedi che allora la notizia è arrivata anche fino a voi della verità. A proposito di voi... I capelli splendidi. Esatto, e una pelle anche, una pelle tirata. Anche la pelle splendida e gli oreo in tasca, diciamo così. È così, era il modo di riconoscersi dei partigiani, polenta, unghie dei piedi, ma pelle ben curata. Esatto.